Salve a tutti stramoglie e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestone e oggi siamo tornati con un nuovo haul di Shane. In realtà, come state vedendo un po' da questi haul a questa parte, sono degli haul try on dove vi faccio vedere un po' di cose che ho raccolto fra i vari ordini. Anzi, ora vi spiegherò alcune cosine particolari. Perché invece quando faccio degli ordini più grandi e soprattutto non tanto di abbigliamento, andate a guardare negli shorts, perché appunto di solito faccio lo spacchettamento proprio del pacco. Nell'ultimo shorts, per esempio, riguardo appunto lo spacchettamento di Shane, vi faccio vedere che mi sono arrivate delle collanine. In questo video non penso che vi faccio vedere le collanine, ma vi farò vedere tutti i vestiti e anche altri vestiti che non avete visto negli shorts e ora vi spiegherò anche perché. Prima di iniziare però vi ricordo di seguirmi su Instagram, che se volete supportare questo canale potete farlo dando un'occhiata al link Ko-fi, Fiverr e Vinted in descrizione. Allora, ritornando a noi, allora io non è che compri effettivamente così tanto spesso da Shane, gruppo quando è poi le cose e vi faccio l'haul, quindi quello che vedete non è frutto di un ordine solo ma di tanti ordini in realtà nel tempo. In realtà nello specifico vedremo tanti vestiti che non sono effettivamente frutti di ordini che ho comprato, ma un po' come è stato per Temu, che quindi ricevevo i prodotti a casa scegliendoli, ecco, è uscito un gioco molto simile per Shane, che è appunto la casa dei cuccioli, e ogni partita si sceglie, anziché due come per Temu, un articolo in regalo, ecco. E quindi oggi vi farò vedere i frutti, le vincite di alcune di queste partite, che ho scelto dei vestitini così che adocchiavo, però ero un po' che fa, li prendo, non li prendo, e li ho presi in questo modo. Prima però io direi di iniziare con l'unico capo che effettivamente non ho vinto ma ho comprato, ossia questo pigiama che ho fatto vedere anche nello shorts, cioè ho aperto la busta con il pigiama. E il pigiama è molto semplice, appunto è così. Guardate il fatto che continua a cambiare la luce, però ho qua la finestra con una luce molto forte e non saprei che cosa fare, perché di là ho la luce a fare, però un pochino questi cambi ci sono, non mi dispiace. Il pigiama è così, è molto semplice. Semplice, a canottiera, qui ha le tasche, anzi ha una tasca, non ho capito perché ne hanno messa una, da questo lato non c'è, è ok. C'è un altro taschino qui comunque. Molto morbido e molto fresco, l'unica pecca è che in realtà credo di essermelo sognata, io non lo so. Sta di fatto che avevo letto, vi giuro, nella descrizione il fatto che fosse cotone. Niente, non lo trovo più il fatto che ci fosse scritto e non riesco a trovare la composizione del tessuto qui, perché è scritto tipo in cinese. Fun fact, praticamente io ho ordinato una taglia S, ma mi è arrivata scritta XL, non so se leggete, c'è scritto XL. Mi viene bene? Però ecco, forse dovrebbero cambiare le etichette, perché io avrei potuto fare il reso dicendo che era XL. Devono fare attenzione in qualche modo. Appunto, il fatto che non sia di cotone mi fa un po' storcere il naso, perché con il caldo che c'è qui e il fatto che è molto anche umido, avere qualcosa che non sia di cotone, quindi quel tessuto che è capace anche di assorbire e traspirare un po'. Detto questo, direi di procedere a questo vestito. Iniziamo con i vestiti vinti. Allora, questo è il vestitino, quindi è un composto da il vestitino, che è questo a fiori, è così sagomato, qui c'è uno spacchetto, non so se si vede, qui c'è appunto uno spacchetto, semplice, semplice, semplicissimo come vestito, e viene insieme a questo giacchetto, che forse adoro più il giacchetto che lo stesso vestitino, e mi piace tanto il fatto che appunto sia combinabile però di questi colori. Ora, questo vestito mi pare ci sia anche appunto in altre colorazioni, ma a me piaceva troppo azzurro, comunque mi sapeva un po' estivo primaverile, poi con questo giacchetto appunto si può usare anche se c'è un po' di freschino. Cosa, vi devo essere sincera, io questo vestito l'ho modificato, perché arriva con una zip laterale che mi pare fosse da questo lato, ecco, arrivava con una zip laterale, sta di fatto che frontalmente faceva difetto, cioè era tipo, era strano sagomato, vedete che
ho una forma giusta, ecco, questo coso me la faceva strana e inizialmente mi ero detta vabbè, lo modifico e metto la zip dietro, poi ho tolto la zip e ho visto che me lo riuscivo a infilare anche senza zip. E un'altra cosa non tanto a suo favore, questo giacchettino è morbidissimo, è super carino eccetera eccetera, ma il tessuto dell'abito è davvero shitty, cioè è proprio bruttino per me. Non è come per esempio invece l'altro vestito azzurrino che ho preso qualche haul fa e che ho usato, strausato, continuo a usare, strausare, penso che per più di una serata. Mi piace come vestitino, però con parsimonia. Ecco, il fatto che io l'abbia avuto gratis mi fa sorridere, perché se l'avessi pagato, perché costa tipo 15 euro, sarei stato un pochino. Passiamo al prossimo vestito e andiamo a questa bellezza. Di qui è il secondo abitino. Io lo amo, come l'ho visto mi sono innamorata. Non so se vedete, appunto è così. È di cotone, quindi tutta questa stoffa gialla è di cotone. Era disponibile anche in altri colori, mi pare che ci sia nero e verde. Carinissimo, questo è ricamato, come del resto i fiori anche qui. Fatto in manifattura perfetta, magnifica. Io davvero lo amo. È fra i vestiti più carini che abbia visto. Io lo adoro, ci sono andata... Ci sono già uscito, ovviamente. I vestiti li ho già usati, visto che sono stati... Cioè, mi sono arrivati tanto tempo fa. Anche qui, devo confessarvi, io l'ho modificato quando è arrivato, perché già nel momento in cui l'ho scelto, io avevo deciso che questo vestito per me era troppo lungo. Cioè, voi lo vedete che mi arriva comunque qui, al ginocchio, più o meno. Cioè, vedete questa lunghezza? In realtà era a quasi metà, ecco, forse così... Vi rendete meglio, era quasi a qui che arrivava, quindi l'ho molto accorciato. Una cosa che già sapevo nel momento in cui l'ho scelto, mi sono detta questo vestito è bellissimo ma devo accorciarlo perché non sarebbe stato nel mio stile, ecco. Un'altra modifica che ho fatto è che ho dovuto stringerlo, ma questo è un problema sempre mio perché dimagrendo mi sono completamente sballati i miei punti di riferimento per le taglie. E cosa ho preso? In questo caso una M, ecco, avrei dovuto prendere una S ma io non lo potevo sapere. Quindi siamo pronti per passare invece a quest'altro vestitino. Ecco questo altro vestito, è molto carino. Allora, però parliamone, adesso non è male, non mi posso lamentare. Non ho il reggiseno, quindi le tette non mi si sono ben accentuate, così, in questo modo, cortino. È abbastanza simile a quella che era la foto di riferimento, soltanto che questo, quando mi è arrivato, ho detto meno male che non l'ho comprato, ma in un modo ancora più bruttino rispetto all'altro azzurro, che comunque l'altro era effettivamente fedele. Questo di qua lo trovo invece molto shitty rispetto a quello che mi aspettavo, quindi sono felice anche in questo caso che per fortuna non l'ho comprato. Soprattutto quello che mi ha lasciata più interdetta in generale rispetto a quella scollatura, perché comunque ne è uscito fuori un abitino grazioso, carino, per cui in realtà non so se modificarlo o meno, ma forse è il caso di sì, è il fatto che, se vedete, la gonna è storta. Cioè, questa parte è più lunga, cioè la vedete? Io magari vedo di mettervi una linea. Cioè, è storta, se io lo metto così... Qui è a punta, qui è tondo, cioè... Vi rendete conto il fatto che c'è un problema in questo vestito? Quindi non lo so, ponderate bene se in caso volete comprarlo o no, magari era solo un difetto del mio vestito. Passiamo invece a quest'altro vestito! Ecco qua, Romwe non delude mai, anche quello giallino con le api era di Romwe. La meraviglia! Io lo amo, lo adoro, non so se vedete, lo trovo di un elegantino particolare, proprio adorabile. Qui è ricamato. Vedo che c'è la cintura, io posso decidere se metterla più di lato, posso decidere se metterla dietro, e me l'adatto quindi il vestito al mio fisico, visto che decido io quanto stringere, come stringere, eccetera, eccetera. Appunto è questo sobrio, comunque, però elegantuccio particolare. Amo, amo alla follia. Un'accoppiata che mi piace tanto fare è con queste scarpe che ora vi faccio vedere. Cioè, accoppiare il vestito con questi sandali alti che ho preso sempre da Shein. Ne parlo un po' di questi sandali, vi metto la ripresa esterna perché dovrei metterli, se no qua dentro casa, e non metto le scarpe dentro casa. Quindi sto trovando molto molto bene. Ero un po' titubante sul prendere le scarpe su Shein, queste le abbiamo aperte nello shorts, quindi un po' titubante per il fatto che comunque a me le scarpe
scarpe con la zeppa comunque alte piacciono. So perché da qualche anno a questa parte è difficilissimo trovare delle scarpe alte, vanno per ora quelle che sono tipo super piatte. Niente, mi ero innamorata su Shein di queste qua, e in più un problema che ho sempre con le zeppe o comunque con le scarpe alte estive è che io di solito prendo quelle con il cinturino, vi prendo una singola scarpa, quelle con il cinturino, però mi si scollano sempre, cioè mi si rompono, il cinturino mi si scolla. Allora ho detto, vuoi vedere che è un problema strutturale della scarpa, di come cammino, eccetera eccetera, ok, allora cosa posso fare per risolverlo? E allora mi sono detta, anziché prendere quelle che hanno un singolo puntino di cinturino che se si stacca è quello che tiene tutta la scarpa, ho preso queste che hanno tutta la parte del tallone chiusa, in modo che la forza che viene esercitata è distribuita. Il resto io mi sto trovando molto molto bene da quando le sto usando, sono super comode, super resistenti, finora non mi si sono rotte. Io, considerate che sono comunque una grande camminatrice, per spostarmi per la maggior parte cammino. Sempre in tema di scarpe vi faccio vedere anche quest'altro paio di scarpe, però purtroppo solo con riprese esterne perché ho dimenticato a portarle, che sono a casa di mia. Come vi avevo detto anche nel video haul dei vestiti che ho preso al mercato, degli affari che ho preso al mercato, appunto sono entrata in appunto questo gruppo Lolita, o comunque dovrò vestire Lolita più di quanto non lo facessi prima, di questo sono felicissima. E sempre tramite le vincite fatte con il gioco che c'è su Shein, queste scarpe per esempio le ho pagate normalmente, non ho preso quest'altro paio di scarpe di Dola Lovely, che è appunto il brand forse più Lolita, almeno per quanto riguarda le scarpe che c'è su Shein, e sono bellissime. Ne volevo un paio che non fosse eccessivamente Lolita, quindi con fiocchi e merletti eccetera eccetera, per poterli sfruttare anche in altre occasioni al di fuori del Lolita, ecco, insomma. E quindi ho optato per questo paio rosso che mi piace tantissimo, il rosso comunque lo cercavo come colore, e mi piacciono davvero da morire, mi hanno lasciato appunto molto soddisfatta. Quindi se dovete vestire un pochino più particolare, anche non dico Lolita ma magari anche Jirai, o cercate qualche Mary Jane un po' più particolare come scarpa, c'è Dola Lovely su Shein che è davvero fantastica e costano anche discretamente poco. E niente, queste sono le poche fra virgolette cose, vestiti che volevo farvi vedere comunque indossati, anche perché un vantaggio secondo me di fare questi haul dove raccolgo le cose ed effettivamente vi faccio vedere le cose indossate dopo tanto tempo è il fatto che vi posso dare un'opinione più sincera anche in merito ai difetti, come per esempio ho detto per il vestitino azzurro o i capelli di merda che ci sono stati per tutto il video. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!